hanno già in tasca il pass per la fase eliminazione. Oggi possono vincere il girone per sperare magari in un sorteggio più morbido. Lo scopriremo tra pochissimo. Si preannuncia una serata da non perdere qui sulle frequenze di eSports, sempre in prima linea per regalarvi il grande calcio in diretta. Benvenuti da Pierluigi Pardo, con me come sempre Lele Adani. Match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Atmosfera sulle tribune è quella dei grandi appuntamenti, speriamo di non rimanere delusi. Ospiti che hanno la possibilità di portarsi in testa il girone al termine di questi 90 minuti ed è un motivo in più per scendere in campo carichi e dare il massimo. Certo sarebbe una bella soddisfazione per quanti hanno deciso di seguire la propria squadra in trasferta. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Ecco l'11 della formazione ospite. Scelti fra i pali, Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. In attacco gioca Federico Chiesa accanto a Paulo Dybala. Sfida valevole per i gironi della UEFA Champions League. Attenzione, pericolo! Szczęsny, ma attenzione, palla ancora viva. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Si affacciano nella tre quarti. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Interessante la verticalizzazione qui. Traversone controllato dal difensore. La squadra ospite oggi ha la possibilità di portarsi in vetta al proprio girone dopo essersi già assicurata la qualificazione. Hanno nel mirino il primo posto nel girone, che garantirebbe un sorteggio. E in area, per attenzione! Recupera in area, recupero importante. Ecco Alessandro. Rabiot! La tiene il portiere. Recupera la palla e fa ripartire l'azione. Ingenuità, regala il pallone. Palla lunga di Chiesa. Conclusione che non crea problemi al portiere, che blocca con sicurezza. Tiro troppo telefonato, ci vuole ben altro per batterlo. Può avvicinarsi alla porta. Occhio alla conclusione. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza.
hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Riflettori puntati su Dybala, vedremo cosa saprà dare l'argentino. Quando in partita è impossibile da fermare, ultimamente sta segnando con la raffica. Se gli avversari di oggi vogliono vincere, devono per forza di cose trovare il modo di limitarlo. E fidati, non sarà un'impresa facile. Prova a rubargli il pallone. Riconquista palla con il tackle. Può correre lungo la fascia. Palla fermata benissimo dal difensore. Christiansen. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Possesso recuperato in zona pericolosa. Sicuro qui l'intervento del portiere che blocca. Conclusione non particolarmente potente per il portiere ordinaria amministrazione. Palla vagante. Chiesa. Giorgio Chiellini. Dybala. Pallone interessante di Dybala. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata, ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Occhio al corner. Ci è andato di testa, conclusione che si è persa largamente sul fondo. Deve aver chiuso gli occhi al momento dell'impatto, perché non mi spiego una conclusione del genere. Non ha dato direzione alla palla. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Numeri che dimostrano come alla fine nel calcio sia importante analizzare bene dati e statistiche. Ok il possesso, ok la gestione della palla. L'importante però è capitalizzare le occasioni e loro lo stanno facendo alla grande. Ken. Dybala. La mette in mezzo Dybala. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Pericolo scampato. Avanza inarrestabile. Tackle efficace di Chiellini. Prova col lancio lungo. Servito bene Dybala. Questo è il gol che vale la parità. Replay del gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio o a scavalcare la difesa. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Va vuoto il difensore. La mette in mezzo. Miracolo di Szczęsny da pochi passi. Hanno l'occasione dalla bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra.
Occhio al pallone in mezzo. Azione che non sortisce alcun effetto. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Ecco De Ligt. Alessandro. De Ligt. Si andrà avanti ancora per un minuto. Bonucci. Ecco Bonucci. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Secondo tempo valido per i gironi di UEFA Champions League, appena cominciato. Male qui Chiellini. Potrebbe andare al cross. Sbaglia il rinvio qui. Fuori gioco, posizione di offside, è scattato troppo presto qui. Peccato, poteva essere una buona occasione. Giorgio Chiellini. Quadrado. Può salire lungo la fascia. Palla gol che sfuma. Mi sembra giusta la decisione del direttore di gara. Netta qui la posizione di offside. Toivonen. Possesso perso. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. C'è la respinta del portiere, pericolo, ma si alza la bandierina. Chiellini. Christiansen. Attenzione, tutto solo. Ha calciato con forza, ma è mancata la precisione. Come diceva qualcuno, la potenza è nulla senza il controllo e ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Alessandro. Szczęsny. C'è l'errore del portiere, vediamo se la sfruttano. Ottima la verticalizzazione. E c'è il gol col pallone sanguinoso perso dal portiere, che è costato carissimo. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay. Ha finito per regalare palle ed è stato punito. Il punteggio adesso è di 2-1. Manuel Locatelli. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile. Devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento. Allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio, devono inventarsi qualcosa. Quadrado.
C'è spazio per il cross. Può rendersi pericoloso adesso. Partita equilibratissima, parità assoluta. Portiere sorpreso su questa conclusione, eh? Da rivedere il suo piazzamento, non ha protetto bene la porta. Lo evidenzia anche questo replay. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Avanzano nella tre quarti avversaria. Da lì può crossare. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Gioco fermo, l'arbitro ne approfitta per tirar fuori il cartellino per la situazione precedente. Sostituzione in arrivo. Cross verso il centro dell'area. Si salva Szczęsny qui. Vantaggio solo sfiorato. Perché decisivo il portiere, che ha salvato porta e risultato con un intervento prodigioso. Occhio al pallone filtrante. Ottimo il recupero del pallone in questa circostanza. Rientra per prendere palla. Con questa neve non è facile il tackle. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Bella conclusione, ma pallone sul fondo. Peccato, sfiorato la traversa. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Toivonen. Vestito male qui il pallone. Palla interessante in profondità. Ha spazio davanti a sé. Può andare da lì. Dice di no con questo intervento. Sceglie di battere corto. Riceve Chiellini. Conclusione respinta. Occhio qui alla ripartenza. Si gettano in avanti, il pareggio non basta. Tentativo di cross. Comoda qui l'uscita del portiere su questo lancio. Buono l'anticipo del difensore. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Trova Ken con un buon pallone lungo. Parata che potrebbe essere decisiva per il risultato. Sembrava tutto apparecchiato per il gol. Uno contro uno con il solo portiere da battere. E invece? Batte corto. Attenzione a Dybala. Respinge la conclusione. A tempo e spazio per il cross. Ha sbagliato qui i tempi dell'inserimento ed è finito in fuorigioco. E perché? Perché non ha fatto il movimento giusto. L'allenatore si affida a forze fresche. Toivonen.
Ancora 3 minuti da giocare. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol. Non c'è più molto tempo. Palla che viene recuperata dal portiere. Concessi 4 minuti di recupero. C'è lo spazio per il centro. Prova. Decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari. Una parata che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sul match. Era fondamentale non prendere gol qui. La mette in mezzo. Bravo Szczęsny, senza problemi. Toivonen. Prova la botta. Che tuffo del portiere. Occhio a questa situazione da palla inattiva a caccia del gol del vantaggio. Non c'è più tempo. Finisce qui la partita. È stato certamente fra i migliori in campo, può essere davvero soddisfatto. Il calcio è così. Puoi disputare la partita della vita, impeccabile senza sbavature, ma la vittoria non è mai scontata. Con 2 reti all'attivo non ha certo colpe. Certo che amarezza questo pari.